Ma sei te. Grande. Sì che è lui. E mica se l'immaginava questo giovane automobilista, nemmeno lontanamente, di dare un passaggio proprio a un VIP. Isola d'Elba, giorno. Fa caldo, molto caldo, come dice l'artista nel video, che ha condiviso su Facebook, e che, ovviamente, è stato apprezzato, commentato e condiviso da tantissimi fan. È con un amico e prova a fare l'autostop per avere un passaggio. All'inizio non si ferma nessuno, l'amico è quasi scoraggiato, ma poi... Zitto, zitto, si ferma. Arriva questo ragazzo che vedete nella foto che accosta e tira giù il finestrino. Lui, il VIP, ha gli occhiali da sole, il cappello sugli occhi, e in mano tiene un borsone. A colpo d'occhio è difficile riconoscerlo. E fa al ragazzo: andiamo verso Porto Azzurro, siamo in due, ci stiamo. A quel punto, vedendolo meglio, da vicino, e sentendolo parlare, il conducente dell'auto ha avuto il dubbio. E gli ha chiesto: ma te sei Biagio? Sì, è proprio Biagio Antonacci, l'autostoppista in cerca di un passaggio all'Isola d'Elba. Punto. Ma come hai fatto a beccarmi? Gli risponde il cantante scherzando. E lui: grande. L'amico di Antonacci, sempre con ironia, prova a dire che in realtà si tratta di un sosia, ma ormai è stato smascherato. Ok, ma poi il passaggio. Dopo le presentazioni, si va al sodo. Ci dai un passaggio? Siamo in due. Ci stiamo. E salgono in auto. Vedi che l'autostop funziona, Beppe. Poi l'amico del cantante continua a riprendere durante il viaggio. Biagio, che siede davanti, chiede al ragazzo cosa faccia nella vita, e lui gli spiega che ha un'attività, un negozio che vende articoli per l'agricoltura e il giardinaggio. Il filmato, condiviso da Antonacci sul suo profilo Facebook, ha raggiunto in poche ore quasi 300.000 visualizzazioni, migliaia e migliaia di like e altrettanti commenti. Qualcuno, sconsolato, scrive pure che sono tanti che va in vacanza all'Elba, e che non ha mai avuto la fortuna di incontrarlo. A noi mai una fortuna del genere, scrive un utente. E un'altra fan di Biagio. Ma pensa tu. Fossi stata al posto di quel ragazzo, punto non so, punto è il caso di dire, punto m a che ci ho. Ancora. Sei stato fortunato a incontrare un bravo ragazzo. Non fidarsi è meglio, come cantava una signora, la gente è strana, prima ti odia, e poi ti ammazza o ama, scrive sotto al post del cantante una fan prudente. Un altro, invece, ha qualche dubbio. Biagione si vede che è una scena preparata, il tipo in macchina è tuo amico,